Passiamo ad un'applicazione concreta di modello animale, così relazionata da una grande esperta di animale, modello di malattia, modello di SLA, la dottoressa Caterina Bendotti. Questa presentazione è particolarmente, credo, importante proprio nell'ottica di stimolare la ricerca di una terapia che probabilmente deve passare attraverso questi modelli. Grazie Caterina. Grazie a voi, grazie per darmi la possibilità di presentare i dati e di summarizzarli, spero, in 20 minuti, dati di 3 anni. Il lavoro, come vedete qua, riguarda lo studio del ruolo patogenico e il potenziale utilizzo clinico dell'asse CCL2-CCR2 nella regolazione della risposta immunitaria. Prima di iniziare, innanzitutto vorrei dire, appunto, come diceva la professoressa Mansurro, che questo è uno studio di tipo traslazionale, cioè si intende che cerca di mettere insieme i dati della preclinica che provengono soprattutto dai modelli animali di cui io e il mio gruppo siamo più competenti, con quelli della clinica che provengono dai pazienti del dottor Mora e del dottor Beghi, e trade union di questo è un gruppo d'eccellenza di immunologia che fa capo al Dipartimento di Immunologia, appunto, dell'Humanitas di Milano, di cui Massimo Locati è il PI in questo studio. Prima di iniziare ad entrare nell'argomento, desidero innanzitutto ringraziare, sono molto contenta della lecture molto elegante di stamani del professor Appel, perché mi dà modo di avere una premessa, diciamo, che aiuti un po' a capire anche il nostro lavoro. E poi sono contenta di essere nel 5% dei ricercatori come lui, perché ritengo che questo sia un argomento estremamente importante, in quanto la SLA, quando viene diagnosticata, è già al di fuori del periodo della patogenesi. Ci troviamo già in una fase in cui siamo di fronte a una progressione e dobbiamo considerare che la persona malata di SLA, come tutti noi d'altra parte, abbiamo un sistema linfatico, abbiamo un sistema ematico che è strettamente connesso con il nostro sistema nervoso, e questo quindi rende tutto molto complesso. La ragione per cui non siamo solo al 5% credo che sia legata al fatto che è un argomento molto complesso, perché la neurologia e l'immunologia sono due discipline molto complesse, metterle insieme è ancora più complesso, ma i ricercatori hanno come base lo stimolo ad affrontare le cose complesse e cercare di risolvere, a dipanare i grovigli. E questo è per questa ragione, insomma, a me interessa molto questo lavoro. Detto questo, come premessa, partiamo subito a parlare dell'argomento. Innanzitutto perché che cos'è CCL2 o MCP1, che sta per Monocyte Chemotransduction Protein 1, è una chemochina, cioè parte di un membro della classe delle chemochine, che sono le molecole che di fatto hanno il ruolo di attivare il sistema immunitario, favorendo una mobilizzazione delle cellule immunitarie, favorendo un reclutamento nelle zone dove c'è infiammazione, dove ci sia necessità che le cellule immunitarie arrivano. E infatti il ruolo canonico di questa chemochina, che si associa al proprio recettore CCR2, che è una G-protein che attiva poi una cascata di eventi, è quella come ruolo canonico della chemotassi, dell'alterazione della barriera ematoencefalica, il reclutamento di monociti microglia e la produzione di citochine. Però questo sistema ha anche un effetto nel sistema nervoso non canonico, che è quello di attivare, cioè di favorire la migrazione dei precursori delle cellule neurali, di favorire la neurogenesi, la crescita sonale, la plasticità sinaptica e anche di modulare l'eccitabilità. Tutto questo si traduce alla fine con un bilancio tra neuroinfiammazione e neuroprotezione, che è un'omeostasi che abbiamo tutti e che quando si altera, appunto come nel caso della SLA e delle altre malattie in cui prevalgono poi fenomeni di stress ossidativo o di altro genere, determina poi la malattia. Perché eravamo interessati a studiare questa asse? Per diversi motivi. Il primo è che c'erano una serie di dati che indicavano che nel sistema nervoso, nel liquor, nel siero dei pazienti c'era un aumento di questa, si notava, era osservato un aumento di questa chemochina.
che c'era anche una sovraespressione del messaggero di questa chemochina nel midollo spinale dei topi molto precocemente, molto prima dello sviluppo della patologia dal punto di vista almeno comportamentale, che il trapianto di cellule del bone marrow del midollo osseo deprivate di questo recettore, cioè CCR2, accelerava la malattia nei topi, e questo è un dato del professor Appel, e noi avevamo dati preliminari che indicavano che nei topi ci fosse una downregolazione di questo recettore nei monociti periferici di questo topo. Infatti questo è stato uno delle fondamenti per poter partire con questo progetto, oltre al fatto che in letteratura c'era una serie di evidenza che di downregolazione, cioè di riduzione dell'espressione di questo recettore nei monociti di pazienti con SLA sporadica. E per finire, di questo pathway, di cui si conosce qualcosa all'interno del sistema nervoso centrale per quanto riguarda la fisiologia, non si conosce assolutamente nulla per quanto riguarda il sistema motoneuronale e il ruolo nella SLA. Per cui quello che alla fine ci siamo chiesti è possibile che il sistema nervoso, il motoneurone, sia in grado di attivare questa chemochina, ma di fatto le cellule non sono in grado di rispondere perché hanno poco recettore, quindi non sono in grado di essere mobilizzate e non sono in grado di andare nelle zone che dovrebbero proteggere. E così ci siamo posti questi obiettivi. Il primo è innanzitutto confermare che ci fosse questa riduzione, insomma i dati, la conferma dei dati nella ricerca è estremamente importante, confermare questo e valutando anche differenti gradi di severità di malattia, differenti tipi, e capire anche il meccanismo coinvolto in questo fenomeno, esaminare l'espressione di questi recettori meglio dopo i dati preliminari e farlo in modo più approfondito nei topi a differenti stadi di malattia, caratterizzare l'espressione e la distribuzione cellulare di questo asse nei topi durante il decorso della malattia e cercare e vedere se questo si poteva correlare con l'homing, cioè con il reclutamento delle cellule immunitarie sia di tipo infiammatorio che antinfiammatorio, e poi cercare di sfruttare questo sistema, questa via, per veicolare delle cellule di tipo protettivo, di cui abbiamo sentito stamane anche parlare il professor Appert, cioè le Treg, e alla fine, per ultimo ma non di importanza, il fatto di caratterizzare il ruolo di questo asse nella patofisiologia della SLA. Allora, partirò con i dati nell'uomo. Allora, questi studi sono stati fatti tutti in parallelo, il gruppo di immunologia dell'Humanitas si è occupato dell'analisi di tutti i parametri immunologici per quanto riguarda i pazienti e per quanto riguarda anche i nostri topi. E noi ci siamo invece occupati di studiare meglio questo meccanismo nel sistema nervoso e anche correlarlo con la parte immunitaria. Allora, dal punto di vista dei pazienti, abbiamo utilizzato 43 pazienti sani e 73 pazienti con SLA, 55 spinali e 18 bulbari. A questo ha partecipato anche Ettore Beghi e Elisabetta Pupillo per fornirci alcuni dati, soprattutto di controlli, anche perché volevamo averli anche appaiati per età. E quello che abbiamo visto è che innanzitutto nei pazienti SLA c'è un aumento di quelle che sono considerati leucociti, diciamo, c'è un'alterazione dal punto di vista immunitario che è significativa anche per i neutrofili, che è un'altra popolazione, quindi diciamo il quadro immunitario effettivamente alterato. Non sembra però essere alterato per quanto riguarda i monociti totali, sia come percentuale e come monociti totali. Quando però siamo andati a vedere i sottotipi dei monociti, con quei marcatori di cui stamane ha parlato il professor Appel, cioè CD14 e CD16, CD14 come marcatore di monociti di tipo infiammatorio e CD16 che è un marcatore di questi monociti non classici di cui parlava appunto stamane il professor Appel, che dovrebbero essere quelli che intervengono nel cercare di recuperare la situazione insomma infiammatoria. Quello che abbiamo visto è che i monociti infiammatori erano significativamente aumentati, mentre questi altri monociti erano diminuiti.
Con nostra sorpresa abbiamo osservato che anziché avere questi monociti, i livelli di CCR2, cioè del recettore down regolato, come era riportato in letteratura, come avevamo visto anche noi in precedenza in alcuni dati e come di fatto avevamo visto in qualche dato preliminare, in realtà l'effetto è opposto. C'è da dire che c'è una forte dispersione dei dati, comunque non c'è certamente una riduzione, semmai c'è un aumento. Non sappiamo spiegarci questo. Abbiamo analizzato un po' più in dettaglio la popolazione, andandola a dividere per spinale e bulbare, all'interno di questo anche per più o meno del 24, che è la scala a metà, diciamo, della LSFRS, per inquadrare un po' i pazienti, ma fondamentalmente abbiamo visto che sì, c'è una differenza tra gli spinali e i bulbari. Gli spinali sembrano avere un maggiore aumento di questi CD14, però sono anche più numerosi, e mentre per quanto riguarda i recettori vediamo che per tutti c'è un aumento e non una riduzione, indipendentemente poi dal sottotipo. Siamo andati a fare anche una correlazione rispetto alla progressione della malattia, e quello che abbiamo visto è che appunto non esisteva l'aumento dei monociti, non era correlato alla rate di progressione della malattia, così come anche i livelli di CCR2, cioè l'aumento dei livelli di CCR2. Allora, qua ho riportato i dati che sono in letteratura, che dimostrano che CCR2 è diminuito in maniera significativa nei pazienti SLA. Quindi l'unica conclusione che possiamo trarre in questo momento, perché abbiamo cercato di capire come mai, analizzando un po' i dati anche rispetto alla letteratura, è che questi dati fanno parte della casistica di variabilità che immagino che tutti noi abbiamo un po' sperimentato, e soprattutto quando si va a considerare i pazienti molto spesso c'è. E quindi è una cosa che sicuramente va approfondita e analizzata probabilmente in maniera un pochino diversa. La cosa che invece abbiamo trovato consistente con quello che erano nostri dati precedenti, con quelli della letteratura e sicuramente con quello che ha mostrato anche stamane il professor Appel, è la riduzione delle queste famose Treg, cioè queste cellule T di tipo soppressorio, che dovrebbero essere un elemento di riduzione dell'infiammazione. Infatti vediamo qui che nel sangue queste cellule sono diminuite, considerando tutta la popolazione generale, ma anche considerando il grado di severità di malattia. Noi non abbiamo fatto una correlazione, o perlomeno insomma non mi hanno dato i dati sulla correlazione con la rate di progressione, ma sicuramente sarà una cosa che vale la pena di fare con i dati che abbiamo osservato stamattina dal dottor Appel. Bene, chiudo il capitolo un uomo, perché a questo punto non aveva senso andare a capire quale poteva essere il meccanismo di down regolazione del CCR2, perché non l'abbiamo avuto, e passo invece a quelli che sono i dati degli animali, perché gli animali, per quanto limitati nella loro trasferibilità all'uomo, in realtà rappresentano a tutt'oggi, soprattutto questo modello animale, l'unico modello che di fatto mima perlomeno in certe parti la progressione della malattia, di cui si possono individuare vari stadi e quindi si possono vedere delle situazioni che cambiano nel tempo. E questo per l'aspetto immunologico è importante. E quello che abbiamo fatto nell'animale infatti è quello di analizzare a diversi tempi durante il decorso della malattia una serie di parametri come i livelli dei monociti e la loro espressione di CCR2, l'espressione e la distribuzione di questo pathway nel midollo spinale e nei nervi, cosa che ad esempio nell'uomo è piuttosto difficile fare. Ci sono dei dati sporadici ogni tanto, ma non è facile avere dei reperti anatomopatologici. E inoltre la misura degli infiltrati immunitari nel midollo spinale e nei nervi, e poi abbiamo cercato come proof of concept, cioè per capire effettivamente se quello che in fondo stamane il professor Appel ha proposto e sta facendo nell'uomo, di vedere se funzionava anche nell'uomo, cercando di far arrivare queste cellule Treg facendogli esprimere il recettore CCR2. Avendo la chemochina alta nelle zone di danno, volevamo fargli arrivare la chemochina.
e poi capire anche il meccanismo. Allora, anche qui, qua abbiamo, sono valutati i livelli di leucociti totali che vediamo essere nel sangue non particolarmente differenti tra i topi, cambiano, sono tendenzialmente più alti nei topi SLA, nei topi SOD1-G93A rispetto ai controlli per quanto riguarda il midollo osseo, che farebbe pensare a una difficoltà, diciamo, di mobilizzazione. Quando siamo andati a vedere però i monociti, dopo alcuni dati preliminari, come vi dicevo, che erano stati molto promettenti verso un'ipotesi di partenza, in realtà, avendo visto tutti i dati nell'arco di questi del periodo di analisi, alla fine i risultati sono di tipo negativo, e così lo è anche per i livelli di CCR2 nei monociti di questi topi. Quindi la nostra ipotesi di partenza non abbiamo potuto, cioè non era valida, si basava su dei dati preliminari, e questa la dice lunga sul fatto che probabilmente talvolta bisogna veramente cercare di fare le cose in una maniera più definita, però per poter partecipare a un progetto i dati preliminari ci sono e uno non lo può fare su 20 animali. Allora, ok, quindi siamo passati all'altra parte che a noi interessava particolarmente, cioè quello che era il ruolo di CCL2 e CCR2 nel sistema nervoso. Siamo andati quindi a vedere l'espressione di questo sistema nel midollo spinale per quanto riguarda l'mRNA di CCL2, e in contemporanea avevamo trovato che un analogo, un omologo dell'MCP1, del CCL2 umano, forse molto più omologo che il CCL2 murino, è il CCL12 o MCP5, che è solo presente nel topo. Comunque l'avevamo visto, chiaramente questo non è legato all'uomo, però è un elemento che risponde come MCP1, e abbiamo visto che anche in questo caso c'era un aumento progressivo a partire dalla fase presintomatica, che ovviamente aumentava nel tempo. Siamo andati a vedere con l'utilizzo di anticorpi specifici la localizzazione e la presenza di questa proteina, e abbiamo visto che questa proteina effettivamente aumenta in maniera evidente, come potete vedere da queste immagini, già allo stadio presintomatico in cellule che, come vedete dalla morfologia, non sono o non sembrano neuroni, aumentano in maniera molto significativa all'onset della patologia, cioè quando gli animali incominciano ad avere i primi sintomi, e poi ha un aumento piuttosto diffuso in varie parti nelle altre zone. La cosa interessante è che tempo fa noi avevamo fatto, usando il laser, isolando i motoneuroni da questi topi, quindi prendendo solo i motoneuroni, analizzando, facendo una trascrittomica, cioè analizzando facendo uno screening, un'analisi di trascritti presenti in questi motoneuroni, avevamo visto che c'era un aumento significativo e importante di CCL2, proprio dell'mRNA di questa chemochina, proprio a livello dell'onse, cioè dell'esordio della malattia, che poi cadeva. E infatti anche qui si vede che nel motoneurone quelli che rimangono ne hanno molto meno. Quindi questo erano due esperimenti fatti in condizioni completamente diverse, che però davano lo stesso tipo di risultato. Abbiamo indagato meglio la specificità di questo segnale immunoistochimico e abbiamo dimostrato che effettivamente il segnale si riscontrava solo nella zona ventrale del midollo spinale, non nella zona dorsale, e poi abbiamo cercato di capire quali cellule esprimevano questa chemochina, e abbiamo visto che effettivamente sono i motoneuroni, e anche la microglia lo esprime, invece non abbiamo trovato una colocalizzazione negli astrociti, quindi c'era una diversificazione nella risposta di questa chemochina. Siamo andati poi a vedere il motoneurone, ha come caratteristica peculiare quello di avere un assone lunghissimo, e questo è un fattore molto importante, perché effettivamente è il 90% del costitutivo, cioè di quello che costituisce il motoneurone, è nell'assone. Per cui noi ormai studiamo sempre anche gli assoni, perché non possiamo più ignorarli.
E quello che abbiamo visto, che anche nell'assone la chemochina andava su, ma in maniera un pochino più tardiva, sebbene ci fosse un trend, un andamento ad aumentare. E l'aspetto interessante è che all'onset vediamo non tanta differenza, cioè proprio segue quello che è l'andamento del messaggero, mentre asintomatico vediamo un aumento in queste che sono le fibre del nervo sciatico, che sono rappresentate dagli assoni. Qui lo vediamo molto bene con la colocalizzazione, con un neurofilamento fosforilato, e qui vediamo molto bene la colocalizzazione con S100 beta, che è un marker delle Schwann cell, quindi presente in entrambi. Abbiamo guardato anche il recettore, sia nel midollo spinale, dove vediamo che aumenta più tardivamente rispetto alla chemochina, e la si vede in maniera significativa a 18 settimane, cioè quando gli animali sono sintomatici. Vediamo che invece però la proteina non aumenta in maniera così consistente. Siamo andati a vedere anche qui la colocalizzazione, abbiamo visto che colocalizza con la microglia e colocalizza in questo caso anche con gli astrociti. Quindi gli astrociti hanno un recettore ma non producono la chemochina. A quel punto abbiamo detto, abbiamo la chemochina che aumenta, capiamo se effettivamente c'è una infiltrazione di monociti, che sono le cellule d'elezione attirate da questa chemochina. E quindi abbiamo innanzitutto utilizzato un marcatore CD68, che è un marcatore molto specifico, perché non permette di distinguere i macrofagi, cioè quelli che possono provenire dalla periferia, dalla microglia, però era l'unico marcatore che avevamo. Quindi abbiamo sicuramente un fenomeno infiammatorio legato all'aumento dei macrofagi o microglia, mentre non abbiamo visto assolutamente un incremento dei monociti, cioè quelli dell'mRNA dei monociti, quindi del numero di monociti. Quindi di fatto l'aumento della chemochina non era in grado di reclutare all'interno del sistema nervoso quantità significative di questa chemochina, o perlomeno di aumentarla. Siamo andati a vedere l'altra popolazione di leucociti, cioè l'altra popolazione del sistema immunitario, che sono i T-linfociti, e quello che abbiamo visto invece è che il sottotipo linfocitario CD8, che è quello considerato di tipo citotossico, era significativamente aumentato nel midollo spinale già allo stadio di esordio della malattia, così come anche nel nervo sciatico. E era interessante il fatto che a questo aumento si associava una diminuzione in periferia, quindi indicando che effettivamente c'era un trasporto, diciamo un reclutamento dalla periferia al sistema nervoso di queste cellule. E lo stesso abbiamo visto, ma in maniera molto più tardiva, per l'altra popolazione CD4, di cui abbiamo sentito parlare stamattina, sia nel midollo spinale che nel nervo, e anche qui quello che abbiamo visto è che nel sangue periferico c'era una riduzione. Le CD4, quelle di cui abbiamo sentito parlare, in realtà hanno dei sottotipi, quello che abbiamo sentito stamattina dal professor Appel, che sono queste famose Treg, cioè delle cellule che hanno la funzione di sopprimere l'infiammazione normalmente. E quello che abbiamo visto è che, al contrario delle CD4, queste Treg, cioè questa sottopopolazione, era significativamente diminuita sia nel midollo spinale e anche nello sciatico, mentre in periferia, e questa è una valutazione fatta appunto dall'Humanitas, dalla milza e non nel sangue, perché non lo so, non erano riusciti ad averlo. Comunque quello che è interessante è che nella milza sono riusciti ad avere, vedono invece un aumento delle Treg. Quindi questo un pochino si dissocia da quello che è stato visto nel sangue, sia da noi sia dal professor Appel, però non sappiamo, essendo questo l'onset della malattia, se si possono paragonare ad esempio i tempi, perché successivamente questo fenomeno non si vede più. Questo situazione però di un aumento di fatto nella periferia, ma di una diminuzione nel sistema nervoso, ci ha fatto pensare che queste cellule non fossero effettivamente in grado di entrare. Quindi, diciamo, per concludere questa prima parte dell'aspetto di quello che era il nostro obiettivo, quello che abbiamo visto è che di fatto la chemochina aumenta molto precocemente, andando a stimolare un meccanismo di immunità innata mediata ad esempio attraverso
la microglia. Questa attivazione determina successivamente un continuo aumento della chemochina che va a richiamare i linfociti periferici, soprattutto i T linfociti, ma non riesce a far entrare le Treg. A questo punto l'unica cosa da poter fare era quello di trasferire nelle Treg, in questo caso da prese da topi comunque normali, non malati, trasferire e aumentare al massimo i recettori e vedere se erano in grado poi di rispondere a questo aumento della chemochina nei topi malati e quindi andare a limitare l'infiammazione. Per questo abbiamo fatto uno studio appunto con l'Humanitas, cioè loro hanno isolato queste Treg, qua è molto semplicistico tutto il meccanismo, comunque hanno isolato le Treg da, ecco, e questo vorrei sottolineare, 15-20 topi per avere 1 miliardo di splenociti, per purificare delle Treg che diventano poi 15 milioni, da cui ho dimenticato di mettere, poi c'è solo un 40% di recupero poi delle cellule che poi servono veramente. Quindi per dirvi da dove si parte e non si sa dove si arriva, e in realtà siamo riusciti ad avere un po' di cellule ma non sufficienti per andare a vedere un effetto di tipo terapeutico nei topi. Quindi l'unica cosa che abbiamo potuto fare è andare a somministrare queste cellule, e abbiamo fatto sia diversi studi IV e abbiamo provato anche a darle direttamente nel intracerebroventricolare, e siamo quindi poi andati a vedere come si distribuivano, cioè l'idea era di andare a vedere come si distribuivano l'effetto sulla malattia e l'effetto poi sulla potenziale neuroprotettivo sui motoneuroni, ma a questo non ci siamo arrivati, siamo solo arrivati qua, e come vi mostro molto velocemente dai dati, purtroppo la situazione è veramente triste, se posso dirla, perché, cioè triste, insomma, è quello che è. Di fatto non siamo riusciti a vedere cellule all'interno della spinal cord dopo una somministrazione IV. Quei segni, in realtà fatti, analizzati con un IMARIS, sembrano essere legati ai vasi, quindi queste cellule in qualche maniera si sono bloccate all'interno dei vasi, e comunque a livello dei nervi non abbiamo visto nulla, nonostante la chemochina fosse aumentata. No, c'è da dire che in realtà questi topi sono stati trattati in una fase di onse dove nel nervo in realtà ancora non c'era un forte aumento della chemochina, e questo potrebbe essere uno degli elementi per cui non abbiamo osservato questo fenomeno. La stessa cosa i CV, dove abbiamo visto che 7 giorni dopo la somministrazione ci sono delle cellule nei ventricoli, le vediamo proprio sul bordo del ventricolo laterale, però né a livello dell'ipoglosso, quindi del brainstem che è irrorato dal liquor, ma neanche a livello della spinal cord abbiamo visto cellule positive. Allora, a questo punto però, vabbè, questo non ci ha dato garanzie, purtroppo non so e non sappiamo ancora adesso come continueremo con questo studio, i fondi sono finiti e le Treg non ne abbiamo e quindi si chiude qua. Però la cosa interessante è che questo studio ci ha permesso però di capire qualcosa di più, e grazie al contributo di Massimo Tortarolo e Antonio Vallarola abbiamo cercato di capire meglio quale fosse la relazione tra CCL2 e CCR2, inizialmente in un sistema in vitro, utilizzando coculture di astrociti e motoneuroni che, come vedete, come abbia mostrato prima la dottoressa Corti, provoca una diminuzione del 50% della morte dei motoneuroni quando sono entrambi mutati, e quando siamo andati a vedere l'espressione di questa chemochina abbiamo visto che il recettore era fortemente espresso nei motoneuroni, mentre la chemochina no. Andando a vedere i livelli di chemochina nel medium, abbiamo visto che in realtà era molto elevata di base, perché sono livelli elevati, ma non era diversa nelle due popolazioni. Cosa hanno fatto Massimo e Antonio? Sono andati però a prendere un farmaco che è inibitore specifico di CCR2 e che è riportato in questa tabella, ecco, l'ho evidenziato adesso, e hanno provato a darlo sui motoneuroni, dapprima in dose risposta, dapprima nei motoneuroni non transgenici, e vediamo che l'inibizione di...
Ok. Che l'inibizione... L'inibizione nei non transgenici segue una chiara dose risposta. Quando siamo andati a vederlo nei topi G90, nei motoneuroni G93A, abbiamo visto che in realtà all'inizio questa dose risposta non si osserva chiaramente, mentre la si osserva con le dosi più alte. Cioè all'inizio sembra quasi che l'effetto della SOD mutata non si possa esprimere oltre di quello che già si esprime. E c'è da dire, la cosa che volevo sottolineare, che le dosi che abbiamo utilizzato qui in questo due studio sono queste, sono dosi che inibiscono selettivamente il binding tra CCL2 e CCR2, quindi hanno un'azione prettamente di inibizione della risposta tra i due sistemi, mentre alle dosi più alte sono delle dosi chemotattiche che sono molto più elevate di quelle della binding, per cui vuol dire che in realtà a dose alte poi succede qualche cosa che è un po' incontrollabile e che continua a produrre la morte dei motoneuroni anche nei SOD. Quindi questo dato si inserisce molto bene in uno studio che viene peraltro dal Mario Negri, dal gruppo di Enrico Garattini, che dimostra che la CCL2 aumenta la crescita, la lunghezza dei neuriti quando dato in linee motoneuronali, che vediamo sia in questo caso sia in questo, e inoltre si fitta molto bene con delle osservazioni che noi abbiamo fatto recentemente nei topi, in due ceppi di topi diversi, che hanno come caratteristica quella di, pur avendo la stessa quantità di SOL, avere un decorso di malattia totalmente diverso. Cioè hanno una differenza di praticamente quasi 2 mesi nella progressione della malattia uno dall'altro, questo sulla base solo di un background genetico diverso, che è un po' un richiamare la individualità dei pazienti, di tutti noi, ognuno di noi ha un background genetico diverso. E la cosa interessante è che facendo appunto questa analisi dei motoneuroni si è visto che mentre negli slow progressor, cioè quelli con una patologia molto più lenta, CCL2 andava su, quelli con la patologia più veloce, come vi ho fatto vedere prima, quelli con la patologia veloce era molto più bassa. Abbiamo guardato i nervi di questi topi, abbiamo confermato che effettivamente nel nervo dello slow progressor c'era un'upregolazione di CCL2 e non c'era nel fast, e per finire, per correlare questo dato con il dato funzionale, effettivamente abbiamo visto che nei fast progressor c'è una riduzione della innervazione a livello muscolare, cioè delle neuromuscular junction, che è molto più intensa rispetto a quella degli slow. Quindi i messaggi che vorrei che vi portaste a casa tutti, e spero di non essere andata troppo fuori, è che CCL2, questa chemochina, è coinvolta non solo nel reclutamento e nell'attivazione delle cellule infiammatorie, immunitarie, nel sistema nervoso, ma anche nel controllo della funzionalità assonale, nella plasticità dei motoneuroni. Che inibire la CCL2 per modulare la risposta infiammatoria, come ad esempio avviene con dei farmaci antinfiammatori nel midollo spinale, può non essere appropriato, specialmente allo stadio iniziale della patologia, e che l'attivazione di CCL2 e CCR2 nei motoneuroni può facilitare la reinnervazione o comunque il mantenimento di una componente attiva e efficace del nervo con un impatto positivo su quella che è la malattia. E ringraziando innanzitutto il gruppo Team Immunals, che vediamo qua in questa immagine, e poi tutto il mio gruppo, scusate, avevo questa fotografia con il 5 per 1000 di Mario Negri, però perdonerete. Ok, e grazie a voi per l'attenzione. Grazie Caterina. Professor Appel. Caterina, casomai poi traduci la domanda sua per chi non ha la... Okay. Okay. Thank you, that always...
Grazie, è veramente un piacere ascoltare sempre a tutto quello che lei ci dice in maniera così elegante, veramente un'interessante relazione. Vorrei chiedere due cose, però voglio dire appunto che c'è un contrasto fra persone del lab così eleganti e gli immunologi che invece hanno un'aria un po' più sciatta, ma questo è un commento che è meglio non fare, va bene, gli immunologi, va bene, il nostro camice. Comunque, in primo luogo, secondo la nostra esperienza, le chemochine, in particolare il CCO2, sono molto promiscue e molti di questi dati non interagiscono con CCR2, mentre le CCL2 possono interagire con altre molecole e quindi dare origine a dati di un certo tipo. Però voglio dire che nelle nostre mani il CCL2, almeno negli esseri umani o credo in alcuni animali da laboratorio, sono delle chemochine che vengono dagli astrociti, almeno questa popolazione che lei non ha studiato molto a fondo, lei ha visto più queste cellule nella microglia, nel motoneurotune, CCL2 più negli astrociti, negli uomini, negli studi umani, più di origine astrocitica, e negli animali, nelle nostre mani, sempre proveniva da astrociti piuttosto che da altre cellule. Avevo considerato, cioè CCL2 in realtà è un meccanismo piuttosto, cioè lega diversi recettori, quindi ci sono. The translator has decided. No, she's translate. I'm not translating the Italian. Do you want English? The English translation of yours, all right, you're right. But it was not for you, the Italian translation, I'm sorry, it was for the audience. And I retranslate your question, if you want to know whether she has got you right. Well, the first question concerns specificity because it binds to various receptors. And the second question, she has forgotten about it. This is my comment. In astrocytes, deriving mostly from astrocytes, in humans, you have also in mice the presence of CCL2 in astrocytes. We have not seen this in vitro either. No, perhaps we have some data in vitro, but some controversial data have been found. I'm giving you the answer to the first question. CCL2 that. Addio. Bene, per quanto riguarda la sua prima domanda, non è selettiva e unica, non abbiamo controllato gli altri recettori, eccetto per il fatto che è possibile che vi siano altri recettori implicati. Noi sappiamo anche che i nostri strumenti non sono molto specifici come alcuni anticorpi. Io non mi sono soffermata, ma ci è voluto molto tempo per scoprire gli anticorpi specifici per la CCL2 e CCR2, perché ogni volta che abbiamo testato in topi knockout o in tessuti, sempre in knockout per la CCR2, questa lega, e quindi alla fine abbiamo utilizzato gli anticorpi fatti in casa tedeschi, di Matthias Mack, abbiamo dimostrato che nei knockout era selettivo. Quindi è possibile che a qualche situazione vi siano delle interazioni, non possiamo veramente escluderle, specie per la CCR5. Dobbiamo studiare gli anticorpi con più attenzione perché è un problema di complessità del sistema, vale a dire gli anticorpi spesso sono prodotti negli uomini, nei topi a volte riconoscono diverse molecole.
Bene, noi dovremmo rivedere le cose perché non abbiamo visto tutti gli astrociti. Per quanto riguarda la specificità, è chiaro che CCL2 può legarsi e riconoscere altri recettori, come ad esempio CCR5 che nominava, e uno dei problemi che noi abbiamo avuto è utilizzare degli strumenti come gli anticorpi che spesso non sono specifici, e per noi è stato effettivamente questo il caso, perché abbiamo testato quattro anticorpi commerciali, non ne abbiamo mai trovato uno specifico, siamo arrivati finalmente ad averne uno specifico datoci poi dalla Humanitas, datoci poi dal dottor Matthias Mack in Germania tramite Humanitas, e con questo siamo riusciti ad andare avanti con lo studio e continueremo per quello che appunto adesso vorremmo caratterizzare. Per quanto riguarda gli astrociti, io non ho una risposta chiara per spiegare come mai noi non abbiamo visto la chemochina all'interno degli astrociti, mentre appunto il professor Appella l'ha vista sia nei pazienti sia nei topi, però anche qui sinceramente non mi ricordo se l'anticorpo utilizzato da noi e da loro era lo stesso, però è un elemento che va attentamente considerato. Io penso che purtroppo dobbiamo chiudere, grazie Caterina, grazie a tutti. Ci diamo appuntamento alle 14:40 per iniziare con sicurezza e 45. Per favore puntuali per rispetto nei confronti della sessione pomeridiana. Grazie a tutti di nuovo.